Appartamento in affitto, prima casa, in via Cabruna, siamo a Quinto, vicino alla stazione. Qui abbiamo questo ingresso indipendente con un giardinetto esterno. Qui la possibilità di mettere un tavolino per mangiare. Qui volendo una tenda o un ombrellone. In un piccolo spazietto esterno, una parte piastrellata, una parte con la terra d'aiuola. Abbiamo due ingressi da questo giardino, quindi due ingressi indipendenti. Uno con, appunto, come vedete, la persiana che funge da porta e l'ulteriore porta finestra, sia di qui che andremo a vedere dalla cucina che da una camera. Poi ognuno se la gestisce al meglio. Ok, ora entriamo dalla cucina. Infissi nuovi in alluminio, doppio vetro, quindi qui entriamo subito in questa cucina. La casa è appena stata imbiancata, si presenta molto bene. Quindi qui abbiamo appunto la cucina con il suo riscaldamento autonomo. Qui un ripostiglio con finestra, quindi bello asciutto. Bagno con vasca in ordine, vecchiotto ma in ordine. Vediamo completo di tutto. Poi questo è un soggiorno molto molto soleggiato perché siamo a sud ponente. Qui si intravede anche uno scorcetto di qui di casa, di là di un pelino di mare. Ora poi vediamo. Siamo davanti alla ferrovia. Quindi qui un bel salone con doppia finestra. Vediamo l'esposizione da nel verde. Quindi di lì c'è il parcheggio che si intravede, quello della ferrovia. E di là si intravede il mare, oggi c'è un po' di foschia, quindi porte in legno. Quindi abbiamo la cucina che funge da ingresso, il bagno, il ripostiglio, questo soggiorno stupendo, corridoio. Poi abbiamo una matrimoniale esposta di qui, quindi una bella matrimoniale, se uno ha bisogno delle due camere, perché ha una matrimoniale e una singola, pavimenti in graniglia. Qui si può anche stendere, non è la facciata principale. Quindi poi abbiamo di qua un'altra camera dove potrebbe essere o un ingressino se uno ha bisogno di una camera oppure una singola. Quindi volendo uno qua può fare l'ingresso, soggiorno, camera, cucina e bagno oppure due camere, dipende appunto come uno poi se la suddivide. L'immobile è terminato, ripercorriamo gli ambienti e torniamo qui nel giardinetto.